RTG Live, telegiornale regionale della Sardegna. Benvenuti su TG Live, lo spazio dell'informazione di Teleregione Live. In primo piano la continuità territoriale aerea, perché è ufficiale l'affidamento in esclusiva dei servizi aerei di linea Olbia-Milano-Linate, Cagliari-Milano-Linate, Cagliari-Roma-Fiumicino e viceversa al vettore Aero Italia. Per quanto riguarda la tratta Olbia-Roma-Fiumicino, sia Volotea, che aveva visto affidata la rotta in via provvisoria, che Aero Italia hanno dichiarato ufficialmente di accettare gli oneri di servizio pubblico senza usufruire di diritti esclusivi e senza ricevere compensazioni finanziarie. Non appena i vettori comunicheranno la programmazione dei voli, saranno autorizzati alla vendita dei biglietti in continuità per il periodo che andrà dal 27 ottobre 2024 al 25 ottobre 2025. Si attende ora il 9 ottobre per l'apertura delle buste e l'espletamento di tutte le procedure relative all'affidamento delle rotte in continuità dall'aeroporto di Alghero. Andiamo adesso a Cagliari e parliamo del tema caldo dell'energia, perché si è svolto stamattina un vertice della maggioranza del campo largo del centro-sinistra convocato dalla Presidente della Regione Alessandra Todde. Tra i temi all'ordine del giorno appunto la questione delle energie rinnovabili e delle aree idonee, ma anche la sanità. Sentiamo tutti i dettagli nel servizio da Cagliari di Eleonora Bullegas. I provvedimenti che la Giunta regionale intende attuare per l'individuazione delle aree idonee e non idonee, per l'insediamento degli impianti eolici e fotovoltaici, ma anche le azioni da intraprendere per contrastare la possibile speculazione energetica, sono stati oggi a Cagliari gli argomenti di discussione al centro del vertice della maggioranza del campo largo del centro-sinistra, convocato dalla Presidente della Regione Alessandra Todde. Tra i temi caldi c'è stato però anche quello relativo alle tempistiche del disegno di legge sulla sanità, legato anche al commissariamento delle ASL. Al vertice, che si è svolto nel Palazzo del Consiglio regionale, erano presenti non solo i capigruppo e gli assessori, ma anche i segretari dei partiti. La Presidente ha riunito gli alleati per cercare di trovare un accordo in attesa del passaggio in Consiglio del provvedimento sulle aree idonee e sul successivo possibile arrivo in aula anche della proposta di legge di iniziativa popolare Pratobello 2024. La Presidente della Regione ha chiarito che l'obiettivo della legge che si vorrebbe approvare non è limitarsi alle aree idonee, ma identificare anche quelle non idonee, ordinarie e vincolate. La speculazione è un problema di tutti, io che rappresento tutti i sardi me ne faccio carico e deve essere ovviamente il mio problema principale, quindi senz'altro dobbiamo fare nelle modalità più efficaci, non dobbiamo cedere al populismo, non dobbiamo cedere alla demagogia, ma dobbiamo fare in modo che la nostra legge possa essere una legge robusta, una legge che sopravviva alle impugnazioni e una legge che chiaramente tuteli realmente il territorio, non ci stiamo cercando da questo punto di vista scorciatoie. Sulla questione si sono espressi anche il Presidente del Consiglio regionale e alcuni rappresentanti della maggioranza, che hanno rimarcato l'unità della coalizione sulle questioni prioritarie da affrontare al più presto. La maggioranza è sempre stata compatta dal giorno dopo le elezioni. Siamo compatti non solo sulla transizione energetica, ma per un programma di lavoro chiaro e definitivo per il bene della Sardegna, che riguarda l'energia, che riguarda i trasporti, che riguarda la sanità. Quindi un lavoro comune e condiviso con tutti i partiti e consiglieri di maggioranza. La maggioranza prosegue compatta verso i suoi obiettivi. La stessa norma che riguarda l'area idonea non riguarda esclusivamente l'area idonea, ma bensì la transizione energetica, ed è un primo step di un percorso già delineato che determinerà anche quindi il piano energetico regionale e l'agenzia regionale. Bisogna accelerare il più possibile rispetto alla proposta di legge sulle aree idonee. È importante che arrivi in Consiglio e sia approvata dall'Aula nel più breve tempo possibile. Per ora la legge 5 approvata dal Consiglio regionale sta portando dei risultati. Sono 37 gli impianti che stanno andando avanti a fronte di centinaia e centinaia che invece sono stati bloccati. E sempre stamattina alla Fiera di Cagliari la Presidente della Regione ha incontrato anche i sindaci e gli amministratori locali del sud Sardegna per discutere appunto sul tema delle aree idonee e non idonee per l'insediamento degli impianti eolici e fotovoltaici. In queste interviste di Eleonora Bullegas sentiamo cosa ne pensano le sindache di Sinnai, Maria Barbara Pugedue, di Domus de Maria, Maria Concetta Spada, e i sindaci di Pula, Walter Cabasino, e di Isili, Luca Pilia, insieme a quello di Barrali, Fausto Piga. Il nostro è un territorio fragilissimo, è un territorio compromesso dal punto di vista idraulico, dal punto di vista anche architettonico e archeologico.
oltre che naturalmente è un territorio compromesso anche dal punto di vista dei incendi boschivi, e quindi insomma sarà una bella discussione dove vediamo anche la partecipazione democratica dei sindaci nella scelta di aree che possono dare risorse. E comunque sia, qualsiasi progetto, qualsiasi pianificazione energetica produttiva deve essere condivisa con i territori, non può essere imposta dall'alto. La nostra è una posizione netta, avendo fatto un approfondimento anche tecnico sulla situazione di immagine e di gestione di questo territorio, è contro l'installazione delle pale eoliche a mare, perché rovinerebbero comunque tutta l'economia della zona e anche tutto il lavoro che abbiamo svolto per poter fare e poter addivenire a un turismo sostenibile, completo, complesso e soprattutto alla realizzazione dell'area marina protetta, in cui abbiamo impiegato 12 anni di lavoro per poterla realizzare. La posizione è abbastanza pragmatica, cioè noi non possiamo pensare che l'energia debba essere prodotta sempre in casa degli altri. Noi siamo per la transizione energetica, però per una transizione energetica che tenga conto delle reali esigenze della Sardegna, quindi siamo contro la speculazione energetica. Basti pensare che Nora 1 e Nora 2, i due parchi offshore, dovrebbero produrre energia per 1.200.000 persone. Nel nostro comune ci sono già impianti, peraltro questi impianti non hanno mai portato alcun beneficio alla comunità, quindi dobbiamo valutare sotto diversi aspetti le proposte che verranno formulate dalla regione. Questo è il tema del momento, interessa praticamente tutti i cittadini sardi. Anche la mobilitazione sulla Pratobello 24 è un segnale forte, dove la politica chiaramente non può rimanere insensibile. Quello che ora si deve fare è un percorso comune, cittadini, comunità, sindaci e politica, per cercare la soluzione migliore che tuteli il nostro paesaggio, la nostra identità sarda.